ad Expo 2015, siamo adesso in compagnia di Roberto Galli, amministratore delegato di Italserramenti. Ecco, ci può dire qual è l'anima della sua azienda? Beh, l'anima della nostra azienda è come quella, penso, di tante altre aziende, quella di cercare di soddisfare i clienti o potenziali clienti il più possibile. Noi abbiamo scelto di poter produrre degli serramenti in legno, legno alluminio e legno vetro che possono soddisfare una progettazione particolare, un rispetto comunque dell'ambiente e cercare di dare quel comfort, che poi sia acustico che termico, che oggi il mercato richiede. Ecco, qual è il vostro target principale di riferimento? Il nostro target principale di riferimento sono sicuramente i lavori di medio-alta qualità, particolari, con progettazioni particolari, con prospettive, specialmente oggi che è richiesto moltissimo la vetrazione ampia, la luce e la luminosità. Questo cerchiamo di dare agli architetti la possibilità di progettare con ampie aperture, con possibilità di dare luce e luminosità alle case, nel rispetto comunque sempre comunque di un comfort adeguato. Ci sono particolari prodotti che proponete in questa fiera Made Expo? Sì, dei prodotti sono molto particolari, abbiamo dei prodotti tutto vetro, dunque un serramento che è vetro sia interno che esterno, è realizzato sia battente che scorrevole, abbiamo degli esempi anche di scorrevoli ad angoli che permettono di avere comunque un'apertura completa dell'angolo finestra. Altri prodotti particolari sono dei vetri con vetro strutturale incollato, serramenti appunto con la parte interna in legno, la parte esterna in vetro. Altra cosa importantissima è per poter far sì di difendere questo benedetto materia prima che il legno, che sicuramente è la materia migliore che si possa utilizzare per una casa. Stiamo utilizzando anche un tipo di materia prima particolare che è la coia, che è un legno particolare che trattato può dare una durabilità garantita di 50 anni. Questo ci permette di poterci difendere da tutte le dicerie che dicono appunto che la materia prima legno non ha durata e dunque è soggetto a troppa manutenzione. Ecco, il tema invece della sostenibilità, voi come azienda come lo affrontate, come proposta? Beh, la sostenibilità, prima di tutto, il rispetto dell'ambiente per quanto riguarda l'acquisto della materia prima. Dunque noi acquistiamo materia prima soltanto da riforestazione, dunque dalla certezza che ogni albero tagliato sia ripiantato. Questa è la certezza prima che dobbiamo avere. L'altro, cerchiamo di dare alle abitazioni che andiamo a fornire una prestazione dal punto di vista termico adeguata per far sì che consumino meno possibile, perché non basta solo non consumare energia nel produrre prodotto, ma far sì che chi utilizza poi il tuo prodotto abbia la possibilità di consumare meno energia possibile.